Buonasera a tutti, gentili amici e spettatori, siamo ancora tristi, sbigottiti, frastornati, confusi, dopo che nella puntata di lunedì scorso sono usciti uno di seguito all'altro i nostri paladini, i nostri simboli all'interno della casa di Grande Fratello, vale a dire Lorenzo Flaherty e Cristiano Malgioglio. Parlo al plurale, parlo al plurale, perché io sono a capo di un punto di ascolto rinomato che coinvolge, oltre il sottoscritto, anche personalità di spicco, tra le quali cito Tonino Pommaro, Riccardo Netafuro, Tazio Brugna, la benedrice di Via Verdi Miragros ed altre ancora che desiderano rimanere anonimi. Bene, signori, persi questi due personaggi che noi amavamo, che noi cercavamo di proiettare verso la finale, purtroppo fallendo. Io, ancora prima della finale, appunto di lunedì prossimo, vi dico in anteprima che a vincere questa edizione del Grande Fratello, sono in due. Le due vincitrici indiscusse del Grande Fratello sono le tette di Eda Yespiga. Ma come sarete pensato voi? Dovuta a sta sarabanda, l'eliminazione delle nomination, colpi di scena, situazioni a sorpresa, le vincitrici sono le mammelle, le tette di Eda Yespiga. Sì, perché in un momento così difficoltoso, in cui avevamo l'anima distrutta, frammentata, disintegrata, sbriciolata, sbrindellata, divelta dall'eliminazione di Flaherty e Malgioglio, il porto sicuro verso il quale siamo approdati sono state le mammelle della Jespica, a cui io ho indirizzato felicemente tutte le mie attenzioni, le mie diottrie, e devo dire che le mammelle della Jespica hanno contraccambiato facendomi erotizzare, eccitare, arrapare, ci siamo capiti. Quindi io dico che le vincitrici sono loro, le tette di Jespica. Se non mi chiedete, se non mi credete, chiedete a Bosari che ha convissuto in un ambiente stretto come la spa per una settimana intera, fianco a fianco con le tette di Eda Yespiga. E il Bosari, prossimo al matrimonio con Filippa Lagerbach, non poteva, capire, tastare la materia, non poteva gozzovigliare, si doveva trattenere, quindi sudava freddo. 7 giorni di patemi, di ansie, di tachicardia per il povero Bossari, che ha commissuto sfiorando ripetutamente le tette di Eda Yespiga. E quindi, per una spiegazione ancora più vera di quello che vi sto dicendo, chiedete a Bossari. Le vincitrici del Grande Fratello VIP edizione 2017 sono le tette di Eda Yespiga. Ma io non ho dubbi su questo, io non ho assolutamente dubbi al riguardo, credetemi.